Hello, sono da Duelist92 e bentornati a Ezreal Draven. Soliti piccoli disclaimer, in descrizione troverete l'URL e la lista di questo mazzo, il timestamp per i vari gameplay, per le varie partite, e troverete anche il link al primo video su Ezreal Draven in cui c'è l'analisi e un altro po' di gameplay. Seconda cosa, se siete dei completi novellini, completi principianti di Legends of Runeterra, l'avete appena scaricato, vi consiglio di fare prima qualche tutorial, magari una decina di partite. Questi video sono intesi per gente che ne sa almeno già un pochino, ok? Cominciamo! Ho dovuto riregistrare, avevo già registrato questa seconda parte di Ezreal Draven. Ma sinceramente ho giocato contro un tizio che mi ha fatto perdere un sacco di tempo. Ho giocato contro un altro tizio che pure stava lì, aspettava, perdeva tempo. Ho deciso di rifarlo. Ok, allora, concentrati. Siamo contro Draven Jinx. Normalmente ci sono, ora come ora ci sono due varianti di Draven Jinx, una aggro swarm, quindi con vision e con tutte, cioè che costruisce un campo e picchia con quello, e una lista barn, ok? La differenza è minima in realtà, vogliamo tenere le stesse carte, vogliamo kickare le stesse carte, vogliamo le stesse cose, vogliamo early game e vogliamo difese, ok? Jury Rig e House Spider sono ottime. Get Excited è ok, Champ Wamp è un po' lento per la situazione. Turno 1 non abbiamo bisogno di niente. Tra l'altro, per chi se lo stesse chiedendo, non sto tenendo aperto il deck tracker perché sinceramente mi crasha una partita sì e una no. Quindi dovrei probabilmente riscaricare l'applicazione Mobalytics, ma per ora vado senza. Ok, questa sembra più una lista Swarm, anche se realisticamente nessuna delle due versioni gioca sta cosa. Magari è una lista sua, una lista strana. Lista troll. Cosa? Chi? Cosa? Ora, è male che lui pesca uno quando attacca con la cosa, sì è vero, però francamente non ce ne frega veramente tanto. Adesso siamo in una situazione strana. Come spiegavo già l'altra volta, credo, questo alla fine dei conti è un mazzo control. E in situazioni del genere noi non abbiamo bisogno di fare niente, ok? Noi possiamo passare. Se l'avversario che è un aggro, prima di tutto se passa anche lui brucia più mana, che è una cosa buona per noi ovviamente. Seconda cosa, anche se noi bruciassimo più mana di lui, sarebbe comunque un buon trade per noi, perché il nostro mazzo vuole andare avanti, il suo vuole chiudere la partita subito, ok? Ora, normalmente Get Excited per un 2 mana 2-2 non sarebbe una buona giocata, ma quello è un 2-2 che voglio rispettare. Normalmente è sempre meglio essere un po' più rispettosi in questo tipo di matchup e sprecare una risorsa in più, piuttosto che far passare danni che non si dovevano far passare, ok? Come si suol dire, la prudenza non è mai troppa. In realtà a volte la prudenza è troppa, ma insomma, raramente la prudenza è troppa in questo tipo di situazione, ok? Anche perché alla fine dei conti gli resta un mana. Normalmente questo tipo di mazzo gioca magie difensive, cioè non gioca magie difensive, gioca o Barn o gioca Combat Trick, nessuno di quei due poteva salvare il Battlecaster, quindi ci sta bene. Ora, potremmo prendere questo attacco, che è un buon attacco, sto cercando di pensare con cosa potrebbe punirmi. Non penso ci sia molto, Transfusion me ne frego, non ho il mana per Static Shock anche se lo gioca. Sì, prendiamolo. Ovviamente non attacco con il 2-2, perché il 2-2 sarebbe bloccato dal 2-1. Ha sempre Blade's Edge per uccidere il 2-1 e lo posso uccidere quando voglio. Non ho motivo di farlo ora. Soprattutto perché quel mazzo non gioca niente che buffa salute a velocità burst. Magari gioca Transfusion. Ma me ne frego abbastanza poco, sinceramente, di Transfusion. Su Zaunitarchin o quella cosa lì.
rules are made to be broken, like buildings or people. Ora, Jinx è spaventosa. Jinx è abbastanza spaventosa da voler usare Get Excited. La vera domanda è cosa scarto? Progress Day probabilmente non ci servirà in questo matchup. Ok? Lui ha ancora una mano abbastanza piena. Boh, in realtà non è mai una... Ecco, questa è una brutta situazione. Scartare Progress Day ci lascia un po' a top deck. Nel senso che la nostra mano ha da giocare per un paio di turni e poi abbiamo finito il gas. Però è anche vero che giochiamo parecchi modi per pescare. E li abbiamo ancora tutti nel mazzo. Quindi buttare un Progress Day adesso non è così tragico. E ripeto, stiamo giocando contro aggro. Dobbiamo pensare ad ora, non dobbiamo pensare a tra due turni. Ok? Questa non è una brutta occasione per fare Blade's Edge. Gli resta solo spell mana. E non può fare granché con solo spell mana. Anche se pesca una adesso, ci va abbastanza di lusso. Questa Blade's Edge ci permette di andare in open attack il prossimo turno, ok? Di attaccare con tutti e due e di fargli tre danni. Come spiegavo, questo mazzo ci tiene abbastanza a fare danni. Ora, potrebbe sembrare che stiamo perdendo. Lui ha 6 carte e noi ne abbiamo 3. Lui ha 6 carte in mano e noi ne abbiamo 3. E abbiamo fatto poco danno, non abbiamo una situazione dominante. In realtà io mi sento perfettamente a mio agio in questa situazione, ok? Perché il mio mazzo, in media, ha top deck molto molto migliori del suo. Questo perché stiamo giocando un mazzo più lento. Ora questo Get Excited sicuramente non mi fa piacere, Però... Le nostre pescate non migliorano, ma io non me ne preoccupo particolarmente. Qui è Draven e noi abbiamo Champomp riesce facilmente a bloccare Boom Kruruki e ci toglie sto grosso problema di dosso. Ora come ora, anche se preservare la salute è una cosa fondamentale, preferisco prendere un pochino di danno in più. Potrei bloccare per esempio così, ma preferisco prendere un pochino di danno in più per assicurarmi di pulire il suo campo, ok? Perché lasciargli un campo largo sarebbe problematico se ha cose come Vision o simili. Time for the money makers. Vediamo cosa ha scartato con quell'ascia. Ha scartato Augmented Experimenter. Ok, ha un altro Experimenter in mano, sicuro. La sua giocata non avrebbe senso altrimenti. Backfired. Quindi abbiamo la certezza quasi matematica che abbia un altro Experimenter in mano. In realtà potrei conservare questo Thermogenic specificamente per farlo su Jinx, se pesca Jinx dopo Experimenter. Ma mi sembra una cosa un po' randomica. Detto proprio papale papale. O Experimenter, potrebbe anche essere Jinx in realtà. Anche perché ha giocato la prima così, a buffo. No, c'è la possibilità che quella sia Jinx in realtà. Boh, però non penso avrebbe scartato Experimenter con Jinx in me. Boh. Non so, sono confuso. Io non avrei proprio usato quell'ascia. Boh, ok. Prendiamoci questi 4 danni. I danni che possiamo prendere gratis sono sempre buoni. E vediamo cosa c'ha. Ok, c'aveva Experimenter. Facciamoglielo fare. Scarta Vision. È abbastanza buono che la scarta su solo su Experimenter, Fortunatamente abbiamo pescato qualcosa da giocare. Vai Rummage. Oh, che figata incredibile. Ora, potrei... Ho un po' di alternative in questo momento. Potrei conservare Mystic Shot e passare e bruciare 3 mana e basta. Potrei giocare Mushroom Cloud. Giocare le Mushroom Cloud non ha senso. Siamo comunque contro il noi, contro aggro lui. Giocare questo Mystic Shot invece è una giocata che decido di fare perché quando avete Progress Day è importante giocare per efficienza di mana, ok? Prossimo turno avrei 8 e 3 spell mana da parte. Quindi se non uso Mystic Shot, il prossimo turno posso fare Progress Day,
Mystic Shot e avere un mana solo da spendere, mentre così il prossimo turno ho 3 mana da spendere. Ora c'è andata un po' di sfiga che ha giocato il 2-2 subito dopo il Mystic Shot, ma vabbè. Ezreal è 5 su 8. Potrei giocare anche il mio primo Ezreal in questa situazione, ma è il caso di vedere cosa pesco con Progress Day prima. Guillotine non è male. Un Ramage così non è male. C'è il rischio di Brother's Bond, ma è un rischio che voglio prendere. Ora, giochiamo Ezreal. Sono pronto a tankare un po' di danno. Oh, ha scartato Flame Chomper. Ok. Ora, l'ultima cosa che voglio fare è Blade's Edge prima dell'attacco, quindi no. Help the poor. Just as I hypothesized. But my experiments. Allora, la cosa buona è che sappiamo per certo che non può avere niente. Niente per bloccare Ezreal. Potrei bloccare la tizia, potrei bloccare la ragazzina, ma gli farei pescare una carta. E se non la uccido, a parte che pescando una carta Academic sale a 3, ma se non la uccido lui non ha niente da giocare e brucia 3 mana. No, brucia di più, brucia 5 mana. Quindi così mi va abbastanza bene. Ho messo Ezreal un po' a rischio, ma neanche troppo. Questo è un altro target, un'ottima cosa. Abbiamo... penso che apriremo di Noxian Guillotine. Vediamo lui cosa fa. Noxian Guillotine è un target in più. Oddio. Allora, aprire di Guillotine ci permette di vedere cosa fa lui. Lui non sembra voler fare niente, quindi andiamo direttamente all'attacco. Non voglio usare questo Mystic Shot prima che lui riveli la sua unica carta, perché se faccio Mystic Shot per targettare e lui risponde con Mystic Shot su Ezreal, Ezreal muore, ok? E non abbiamo risolto nulla. Se questo invece è Mystic Shot, io gioco Mystic Shot, lui risponde con Mystic Shot su Ezreal per cercare di ucciderlo, e io con l'altro Mystic Shot, livello Ezreal, e mi salvo da Mystic Shot, ok? Sono stato chiaro o ho detto Mystic Shot troppe volte? E direi che a questo punto l'abbiamo capito tutti e due che ho vinto, quindi... direi che uso Static Shock alla fine... Vediamo se pesca un fungo per la vittoria con stile. No. Poi abbiamo vinto comunque, abbiamo 2 Static Shock. Lui fa l'unica cosa sensata. Ma no. Il secondo Mystic, il secondo Static sarebbe BM, lasciamo perdere. GG. Ha pescato addirittura 2 funghi, minchia. E questa è la prima. Questo è uno dei motivi. Ora avete visto proprio uno dei motivi per cui Ezreal Draven è favorito contro aggro. Soprattutto è molto favorito contro gli aggro senza Isole Ombre e senza Demacia. Questo tipo di aggro con Noxus Piltover, che siano discard, che siano burn, che sia qualsiasi variazione, normalmente è un buon matchup per Ezreal. Spider aggro e Demacia aggro potrebbero essere un po' più difficili, ok? Ora, siamo contro... questo sarà una variante di Lucian Midrange, forse un qualche Dawn Spider vecchio stile, non lo so. Non lo so. Una cosa che so è che giocherà ragni, e Static Shock contro ragni è devastante. Termogenico ovviamente la tengo, ci posso uccidere Liz, ci posso uccidere qualsiasi cosa. Termogenico è sempre buono tenerlo. Progress Day Ramage è un po' troll tenerle, quindi via.
Ci è andata bene che abbiamo pescato il secondo thermogenic, quindi abbiamo possibilità di usare e sprecare, tra virgolette, il primo di turno 1 e non essere puniti di turno 2. Ora, se hai Elise, ammetto che è male, che ci è andata male. Hai Elise, pazienza. Poro è molto perché mi sembra giusto e andiamo avanti. You won't suffer long. Ora, non ho modo per uccidere Elise prima dell'attacco, quindi facciamo la cosa più saggia, usiamo uno Static Shock, ok? Elise campa, non che mi faccia piacere che campa, ma insomma... Pazienza, cioè, insomma... Ok, qui iniziano i problemi. Qui iniziano veramente i problemi. Ora mi sto immaginando un Chronicler of Ruin grande come un palazzo, non come una casa, come un palazzo. Ma comunque devo fare Draven, cioè non è che non lo fai. Che fai? Lo lasci là? Vabbè, non c'è. Weak-willed fool. Draven! Ecco che Draven mostra il suo incredibile talento a farmare con le asce. Ok, Lucian è spaventoso. In quel tipo di mazzo Lucian fa veramente paura. Detto questo, penso di voler uccidere Elise per prima, ok? Lucian fa più paura, ma Elise è la fonte del problema, ok? Lucian lo posso uccidere, o Mystic Shot per ucciderlo prima che livelli. Se Lucian livella è male, è malissimo. Ma ho le risposte, ok? Abbiamo una mano buona, non ho niente da ridire. Non c'è da fare niente di incredibilmente fantastico qui. Blocchiamo il ragnetto, perché non vedo perché no. Mystic Shot. Oh, Gesù bambino. Ok, questo è male. Back to back è veramente male. Lucian deve morire comunque, quindi penso che Get Excited sia la risposta. Purtroppo il ragnetto vive e Draven muore. Questo è un grosso, grosso, grosso peccato, ma vabbè, che vuoi fare? Intanto stiamo livellando Ezreal con un ottimo... con un ottimo tempo. Oh, più Mystic Shot. Ezreal è 6 di 8. Uno static potrebbe livellarlo. Ma non è uno, questo non è uno static che voglio prendere, ok? Non abbiamo motivo di avere fretta. Lui deve giocare le cose in campo. Il suo mazzo si basa letteralmente sul giocare unità in campo. Ora, potrei attaccare, ma sono abbastanza sicuro che in quel mazzo giochi carte come Black Spear per sfruttare la morte di un alleato, tra virgolette. O anche come Crawling Sensation. Quindi più sviluppa roba, più sviluppa sta roba, meno voglia ho di attaccare, fondamentalmente. Adesso, anche se decide di andare Banzai, attaccare con tutto e sacrificare Elise per la patria, Static Shock su due ragnetti. Invece no, invece c'è quello grosso, va bene. Ora, se gioco Champwamp, ho una mano di 10 carte, devo tenerla a mente sta cosa. Ok, Elise va all'attacco Banzai style, va bene. Sto seriamente pensando di usare questo Jury Rig per bloccare 3 danni. Non voglio fargli proccare Aristocrat, non voglio fargli assolutamente proccare sto coso. Sto cercando di pensare cosa potrebbe essere quella carta. Quale una carta nel gioco mi fa abbastanza paura in questo momento?
Francamente non ce n'è una. Bloccare 3 danni non è male. E abbiamo abbastanza roba da scartare se peschiamo giù Ririgo o altro, quindi... Questa è una giocata safe, responsabile. Lo lasciamo con un campo piccolo e abbiamo Ezio livellato. Ezio livellato con una mano del genere, proprio piu 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 piu. Anche lui è il dinosaurino. Ma il suo dinosaurino è più grosso o sbaglio? Oddio, back to back. Un altro back to back? Ma chi è sto tipo? Scusa, ma ti meriti Jinx Emote. Non ho visto tante back to back dalla prima patch di sto gioco. Mamma mia. Ripeto il concetto. Ho giocato il primo... Oddio. No, ho perso il filo del discorso, lascia perdere. Potrei calare Draven e vedere se ha qualche risposta strana. Ma sì, ma tanto non bisogna fare static adesso e non chiudo certamente a 20 HP. Quindi. I'm so good, I surprised myself. The world's a big place. Let's see all of it. Forse spendere mana prima di giocare Ezreal è stato un errore. O oh, forse no, vedremo. Scarto un fungo più uno su Ezreal. Vedo fin troppe persone attaccare prima e dopo ricordarsi di usare le asce. Le asce sono comunque più uno. Ora, ma usarle tutte sì e no. Ma usarne un paio scartando robe come i funghi... dai, su, insomma. You have to get me out of here. All for the best, my pet. Ora, c'è la considerazione seria di Mystic Shot su Elise. Ma alla fine dei conti è una giocata sbagliata. Stiamo chiudendo la partita. Prossimo turno. Voilà. Attaccare con Draven è stato leggermente rischioso. Avrei rischiato Raza. Francamente Raza è una carta che non vedo giocata da talmente tanto tempo che mi sono quasi dimenticato che esiste. Però onesto. E direi che siamo entrambi perfettamente d'accordo sul fatto che lui ha perso la partita. Time for the money makers. GG. Se dovesse avere qualcosa o un'altra magia da tirare, quindi GG. Video ancora corto e non imparo mai dei miei errori, quindi voglio cercare di farci entrare una terza partita. In realtà Spider Demacia è un concetto che ho in testa, bloccato in testa da un po' di tempo e vorrei cercare di farlo funzionare. Ma ora come ora penso che semplicemente non funzioni. Cioè, ci sono cose buone di un possibile mazzo Spider Demacia. Alla fine dei conti, quando puoi fare Spider Aggro con Noxus e soprattutto quando puoi fare Spider Freljord, non vedo perché giocare Demacia. Boh, magari con qualche patch futura verrà fuori qualcosa, ma non riesco a immaginare un mazzo buono che venga fuori da quella combo. Prossimo matchup. Allora, questo potrebbe essere due cose, ok? Lo dico da subito, me lo levo da subito. Potrebbe essere il classico mono Demacia con magari tre Omen Hawk o qualcosa di simile. O potrebbe essere il mazzo, praticamente midrange Demacia, non mono, con Image Seeker. Con back to back Harsh Winds e Image Seeker. L'ho detto, ora ce lo dimentichiamo. Mulligan. Teniamo giusto Blade's Edge, perché Demacia quando parte di Fleet Feather Tracker è fortissimo e noi vogliamo poterglielo counterare. Per il resto questa mano non è assolutamente da tenere. E non biasimerei nessuno se dice no, non la tengo Blade's Edge, la butto via, cerco qualcosa di meglio.
Vi darei perfettamente ragione. Però poter counterare Fleet Feather Tracker a 1 è un'ottima cosa. E francamente questo è un matchup in cui Thermogenic Beam trova abbastanza utilità anche più avanti, ok? Magari non becchi turno 2 War Chef, ma becchi turno 2 Bright Steel Protector, puoi beccare turno 3 Fiora, puoi beccare turno 5 Garen e così via. Quindi Thermogenic in questo matchup è un po' più utile del solito. È tempo di Draven! By my honor, you must die. È tempo di Tyler. Oh no, it's a ward. Precision and grace. Perché sta bloccando? Che cazzo vuole fare? Ok, ammetto di aver fatto un po' una cagata. Elixir of Iron veramente non me lo aspettavo. Va bene, my bad. E cos'è? Midrange Demacia classico con 3 Elixir of Iron? Non è una brutta idea in realtà, eh? Non l'avevo mai visto, ma non è una brutta idea. Boh, prendiamo la kill su Fiora. È vero, potremmo uccidere Garen a 5, bla bla bla, ma levargli Fiora, levargli target di Bannerman ci sembra sempre una bella cosa. D'altronde ce ne vuole di coraggio per fare quel blocco con Fiora. Avrei potuto avere Mystic Shot e avrebbe perso tutto praticamente. Ora, a 2 mana non può giocare barriere. Tecnicamente potrebbe avere un altro Elixir of Iron, ma io stavolta c'ho un'ascia. E Champwamp più un'ascia la batte Fiora con un Elixir of Iron. Quindi direi che non gli conviene. Ora, un po' di scelta qui. Posso fare Open Attack. Open Attack sarebbe debole a riposte, ma non ce ne frega più di tanto. Posso cercare magari Open Play con Champ o qualcosa di simile. Il problema è che se attacco... O posso fare Open Get Excited per uccidere Fiora e indebolirgli Bannerman. Indebolirgli Bannerman è sempre una buona cosa. Ho bisogno di indebolirgli Bannerman. Il problema è che se faccio Get Excited e lui fa Garen, ho comunque un'accetta. Quindi non è una brutta giocata alla fine dei conti. Potrebbe avere un altro Elixir of Iron. Lo so, sto correndo in faccia all'Elixir of Iron proprio. Ma è una di quelle carte che contro la quale non puoi veramente giocare. Un po' come la vecchia Mark of the Isles, non puoi dire boh, gioco intorno a Elixir of Iron e fine. This will be quick. Ok. Get Excited era una giocata molto 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 abusabile, ma volevo essere al sicuro da Bannerman. Normalmente in questo matchup cerco sempre di non fargli avere niente di buono per Bannerman. E Zero è ancora 2 di 8. Sì, alla fine quel Get Excited è stato... Ho dato troppo rispetto a Bannerman. Colpa mia. Ora, direi che questo Rummage è abbastanza necessario. In mano abbiamo un sacco di niente, un sacco di aria fritta. E questo è il bello di questo mazzo. Questo è il bello di giocare Rummage. Ora devo essere assolutamente consapevole delle sue barriere. Questa è una buona situazione per me. E la madò. Static Shock. Direi che questo è un buon trade, eh? Che dici? To close.
clumsy weapon. With justice and honor. Ora sono davvero, sono veramente, veramente tentato di fare doppio Mystic Shot e levarmi Fiora. Non necessariamente perché abbia paura di Fiora, ma perché voglio tenere il suo campo più ristretto possibile. Ma sarebbe davvero un'esagerazione, ok? Quindi secondo me House Spider e un Mystic Shot sull'uccellino basta, ne avanzano. In questo caso, togliendogli l'uccellino, deve temere davvero Noxian Guillotine. Lui non sa la nostra mano, ma probabilmente sa che giochiamo Noxian Guillotine. E deve avere davvero paura. Ok? Ora, la leggenda di Arachnoid Sentry che punisce Open Play da qua a Durmstrang rimane sempre viva. Qualcuno ha capito che cazzo ho detto? Non credo. Ora, questo single combat è davvero 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 fastidioso, ma proprio davvero fastidioso. Ma direi che con un Mystic Shot lo annulliamo. Purtroppo perdiamo Arachnoid Sentry, e che vuoi fare? Tra l'altro inizio a laggare, eh? È una mia impressione. Raise the banner, lift our spirits. We stand strong. Maledetto, ce l'aveva Bannerman. Boh, andiamo avanti. Garen è stunnato, non lo facciamo livellare. Questo tipo di mazzo, quando Garen livella, tira fuori un sacco di pressione in più, dal nulla proprio. Non siamo ancora al sicuro, ma siamo in un'ottima posizione. Abbiamo Progress Day, abbiamo due Ezreal, quindi tecnicamente abbiamo già il level up di Ezreal pronto. Direi che Progress Day è la nostra giocata d'apertura. Oh oh, quella Noxian Guillotine è golosa. Direi di prendere la giocata più safe, che poi è il mio approccio in tutti i casi. Pass. Vediamo come risponde lui. Questo è un burst pass, ovvero giochiamo una magia burst e passiamo, quindi il turno torna a noi. Dato che non ha niente da fare, posso tranquillamente giocare Champwamp. E va bene. Ora qualcuno passerà indietro al burst pass, ma non è una cosa molto comune. Direi che tankare 4 danni non ci preoccupa più di tanto. Non voglio mettere 3 blocker perché verrei punito pesantemente da Judgment. Ma in realtà anche se ha Judgment... Ora, io sto seriamente considerando Judgment. Ma in realtà anche se ha Judgment, me ne frega qualcosa. Ha speso 8 mana su 13 e non ha fatto niente, perché da adesso noi tutto quello che vogliamo fare è Ezreal. Quindi, meh, non lo so, è una giocata un po', una considerazione un po' difficile. Diciamo che non dovrei temerlo tanto Judgment, ma d'altra parte non ho motivo per tankare Judgment a caso. Ok? Abbiamo ancora 15 HP, 4 li possiamo prendere senza problemi, considerando che adesso stiamo vincendo la partita. Pregiochiamo Ezreal. In realtà avrei potuto iniziare con Noxian Guillotine, ma vabbè. In realtà, perché cazzo l'ho giocato Ezreal? Oh, quelle... Ok. È stato un misclick enorme che sarebbe stato punito malissimo da... C'è stato un errore enorme che sarebbe stato punito malissimo da single combat. Pensavo che fosse già livellato. Ho detto, mo ci faccio un danno in più. Vabbè, non fate come me, controllate sempre prima che Ezreal sia livellato. Detto questo... Didn't think her big brother would be so... big. Don't even think about it. Detto questo, abbiamo tutto il mana e tutte le risorse per chiudere sto game, quindi... Il
Lui non ha nient'altro da fare oltre a Garen. E la Madonna. Open attack in questo caso è sempre safe. Se ha qualcosa la deve fare adesso, qualcosa come single combat per esempio. E noi possiamo rispondere con i nostri danni. C'è un po' blocca. Due danni alla sua faccia. La sto prendendo con calma, perché se metto troppe cose sullo stesso stack rischio di morire di... rischio che mi muoia Ezreal da single combat, ok? Poi in questi casi posso tirargli tutte le magie burst proprio in the face. Il danno è più che sufficiente per vincere in realtà. Avrei potuto usare l'accetta su Ezreal, non che cambi qualcosa, ma avrei potuto. Devo sempre rispettare il fatto che questa carta potrebbe essere single combat, ok? Devo rispettarlo. Perché se è single combat e non lo rispetto, potrei ancora, forse, circa, magari, ma chi cazzo voglio prendere in giro, perdere. Ok, meglio essere safe e fare due o tre passaggi in più che perdere una partita per una svista. Magari mi verrete a dire che sono scarso, che non mi calcolo tutte le cose. Io vi vengo a rispondere che sono 27 master. Va bene, questo è tutto per Ezreal Draven. Sinceramente è un mazzo divertentissimo che amo giocare. Non fate caso al messaggio, che amo giocare. E mi dispiace un po' di aver finito con i video su Ezreal Draven. Se mai in futuro volessi rigiocare mazzi che ho già giocato, bla bla bla, questo sarebbe uno dei primi. Sicuramente un mazzo che giocherò in ladder ancora. E cercherò di portarlo anche dei tornei, se il torneo è buono per il mazzo. Va bene, Ludovic92 saluta, arrivederci.